La CGIL alza il tiro sulla gestione del servizio rifiuti a Sant'Agata Militello e chiede all'assessorato regionale dell'energia e al Dipartimento Acque e Rifiuti l'invio degli ispettori o di un commissario ad acta per verificare l'iter procedurale e gli adempimenti adottati dall'amministrazione Sottile nella gara di appalto per l'affidamento del servizio nell'ambito dell'ARO. Secondo il sindacato, il comune santagatese, che a differenza di altri centri ha deciso di non consorziarsi ma di provvedere in via del tutto autonoma al servizio rifiuti, avrebbe violato gli accordi quadro sulla dotazione organica del personale e non avrebbe tutelato i livelli occupazionali del territorio. La CGIL accusa l'amministrazione di Sant'Agata Militello di voler fare affidamento solo a personale contrattista in forza al comune per alcune attività importanti del ciclo dei rifiuti, lasciando fuori una ventina di lavoratori storici in quel settore e disattendendo così quanto previsto nell'accordo quadro siglato il 6 agosto 2013 tra le organizzazioni sindacali, la Regione e l'ANCI. Denunce più volte presentate dalla stessa CGIL, che auspica chiarezza nel rispetto delle leggi e degli accordi contrattuali sull'iter intrapreso dal Comune, mentre nel recente passato anche la UIL Trasporti aveva espresso posizioni fortemente critiche, sollecitando la revoca del bando. Intanto c'è tempo fino alle ore 13 del prossimo 14 ottobre per la presentazione delle offerte di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti. Il bando di gara, il piano di intervento e il disciplinare definito nell'ambito dell'ARO di Sant'Agata Militello sono stati pubblicati lo scorso agosto. L'importo a base d'asta è di poco più di 10 milioni, di cui circa 100.000 euro per oneri di sicurezza. Il piano prevede un costo per il servizio di raccolta porta a porta di poco superiore ai 7 milioni, contro i 3 milioni per il trasporto dei rifiuti.